Bella ragazzi, benvenuti su Jurassic World Evolution 2. Siamo qui in video adesso per andare a fare un po' di altra roba, appunto. Sì, sono un po' così. Oh, è mattina, sono le 7 del mattino, 7 e mezza. E quindi sono un attimo così. Sì, non sono andato in realtà troppo avanti, però ieri ho fatto qualcosina, eh. Ieri ad esempio ho raccolto un bel po' di fossili di altri robi, li ho analizzati, quindi in realtà qualche specie in più di dinosauro ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. E abbiamo anche fatto un sacco di spedizioni. E in questo momento invece sto cercando di ottenere degli altri dinosauri per aumentare delle cose, no? Ad esempio, sblocca fase 3 per accedere dovrebbe voler dire che possiamo andare a fare qualche cosa, giusto? Tipo questo ora lo possiamo andare a fare, livello 4 di cose, non costa neanche troppo, 250.000. Andiamo a utilizzare questi tre scienziati, prego. Andate pure a lavorare. Qua invece stiamo cercando di fare dei questi. Ci costano un bel po', ma ne vorrei fare almeno tre. Vorrei fare giusto questi tre qua, dai. Di Carnotauri. Però dobbiamo aspettare di arrivare a 2.400.000 soldi. E in questo momento ne stiamo facendo davvero pochi di soldi. Cioè, nel senso, come struttura in sé, no, stiamo messi benissimo. Però, come plus, vedete, facciamo appena 150.000 e ho appena tolto un paio di scienziati, quindi rifornimenti, ecco, vedete, ora abbiamo pure le strutture che hanno bisogno di rifornimenti. Ricerca completata, ecco, forse finalmente adesso possiamo andare a trovare gli ultimi DNA di Telizinosauro che ci servivano, giusto? Eccolo qua, il Telizinosauro. Andiamo subitamente, subitamente, subitissimo a ricercarlo. Voilà. Tutto un po' velocizzato per darci la possibilità di ottenere chiaramente più velocemente il denaro e anche appunto il DNA di Telizinosauro. Andiamo subito a vedere quanto ne ha trovato, se è tutto quello che ci serve per ottenere il 100% del DNA oppure no. Mi sa di no, vero? Potrebbe. Sono tutti DNA 4, ora 4, 4, 4, più 18%. Manca per l'ultimo. Bene. Allora ne facciamo i primi tre. Ci mandiamo questi due scienziati. Voilà. Qui dobbiamo andare a rifornire. Meno male che non costa troppo rifornire. Allora, sicuramente il Telizinosauro ci porterà un botto di soldi e anche i Carnotauri qua con i compi ci porteranno un sacco di soldi. Poi per fare un altro po' di soldini avevo aggiunto due di questi qua. Dov'è il veicolo sotto attacco? Scusatemi tanto. Andiamo a fare anche l'ultima analisi. Voilà. Così otteniamo il 100% al DNA del Tritinosauro, che non è male. E lo possiamo andare finalmente ad far nascere.
Nuovo genoma completato, il terizinosauro. Allora, lui vuole tanta roba. Io lo andrei a mettere qua, sinceramente. Fammi un po' vedere. Terizinosauro, foresta, bene anche troppa. Vuole molte foglie basse. E acqua. Vuole tante foglie basse, l'amico. Ci converrebbe quasi fare un altro recinto appositamente per lui. E come spazio, quanto ne vuole? Non lo sappiamo, vero? Farei un altro recinto per lui qua a fianco, sinceramente. Mettiamo la classica strada che separa. Ok, andiamo a fare la stradina che si ricongiunge qui. Voilà. Voilà, bello, mi piace tutto squadrato, eh. Andiamo a fare il recinto allora. Andiamo a fare un bel recinto 4x4. 3, 4. 1. 2, 3 e 4. Spero basti, sinceramente. Ma dovrebbe, perché comunque è un territorio abbastanza basso. OVM vita bassa. Scusa. Ah no. C'è questo in mezzo. Ops. Va bene. Gli facciamo il giro intorno. D'accordo. Voilà. E voilà. Dai, è una gabbia abbastanza grossina, no? Questa, spero, per il terizinosauro. Che non vuole per forza neanche troppa roba, quindi direi infatti di andare un attimino a sgomberare. Per il momento. Voilà. Così è un po' più libera come zona, poi. Salute bassa, chi c'è con la salute bassa? Oh. Nessuno. Non rompete le palle allora. Recinti, cancelli, sicuramente ne vogliamo uno qua dietro e uno qua davanti. Poi vogliamo questa qui. Poi vogliamo questo per controllarlo. A cui andiamo subito ad assegnare questa squadra qui. Cosa è successo? Ah, semplicemente che è vero, qua non c'è la strada, che scemo. Scusate, sono un attimino al mattino, non capisco molto, sapete, cioè nel senso, in realtà sì, capisco però. No, porca puttazza. Oppla là. Voilà.
Strada collegata, tutto pronto. Siamo pronti a schiudere un terizinosauro? Ci richiederà un bel po' di soldini e un bel po' di lavoro. Ma noi siamo pronti. Poi la struttura per osservarli già c'è, giusto? Sì, dovrebbe coprire anche la zona del terizinosauro, non tutta in realtà. Quindi per sicurezza ne andrei a mettere un'altra. Giusto per coprire tutta l'area. Vediamo un pochino. Un terizinosauro agitato e affamato. Fammi ricordare i terizinosauro quanta gente volevano. Me lo dici? Allora, detesta tutto. Bene. Ama qualcuno? Sì, gli ovipari. Quindi tutti. Il Compsognathus. I coel. Coelopsis. Coelophis. Come cappero si chiama? Vabbè. E però non mi dice quanta gente vuole. Ah sì, popolazione minima 1. Ok, allora sì. Direi che per il momento nasci solo tu, va. Non sei il massimo. 2 milioni? Costa 2 milioni? Ci vogliono i migliori scienziati, ecco qua. Milioni, avete capito bene, eh? Porca miseria se costa. Dai, siamo in calo, eh? Perché anche l'energia ci costa tantissimo. Cioè la gestione ci costa 600.000 al minuto e ne guadagniamo 750 più o meno. Però se andiamo a contare che... Aspetta, ok. Mi continua a dire sto accesso impossibile che sinceramente non ho capito a che cosa. E poi c'ho questa mangiatoia infetta. Bisogna per caso farci andare i guardiani? Disinfetta mangiatoia. Possiamo aprirla? Vai. Siete pronti per il terizinosauro che sta per essere nel nostro mondo? Direi che ci vuole un po' d'acqua, vero? Credo di sì, credo che l'acqua la apprezzi. Morte, aia. Sono morti i primi dinosauri. Dove? Morto di vecchiaia, perché quanti anni ha? Non me lo dici? Aveva 70 anni, l'aspettativa di vita era 64, quindi ha vissuto ben oltre le sue capacità. Bene, trasportiamolo via. Grazie.
grazie. Abbiamo sicuramente un sacco di altri gallimimus vecchi, tutti gli altri anche hanno 70 anni, se l'aspettativa di vita è quella muoiono tutti tra poco, sappiatelo. Ma andiamo col terizinosauro, vai. Usciamolo, usciamolo. Vediamo un po' com'è questa creatura. Cattivo, è lui. Vuole foreste e foglie basse, d'accordo. Allora, allora, foglie basse, te ne vado a mettere quante ne vuoi, guarda qua. Guarda qui quante foglie basse. Invece foresta tutto attorno, ti mettiamo la foresta. Amico, dove sei? Ti ho perso. Eppure dovresti essere grande, quindi ci dovrebbe vedere abbastanza. Comfort 100%. È felice e soprattutto lui mi apporterà un sacco di soldi. Guarda, 1200 stelline, infatti. Vale un botto, l'amico. La sua aspettativa di vita? 80. Però è abbastanza felice. E visto che da solo mi sembra brutto, avessimo altri soldi, gliene metterei un altro. Ma non abbiamo altri soldi per il momento. Se non mi salgono un pochino gli introiti, la vedo dura. Adesso ci manca il giganotosauro. Dobbiamo iniziare le sue ricerche. E presto nel nostro parco avremo anche lui, un giganotosauro. Andiamo a vedere un pochino dove potrebbero stare le sue cose, probabilmente qua sicuramente, no? No, questo è il T-Rex. Il giganotosauro sarà qua da qualche parte, no? Ah, dobbiamo fare prima la ricerca. Giustamente. Andiamo a fare la ricerca dei dinosauri. Giganotosauri. Cioè, dei costi un po' più bassi, no? Ecco che iniziano a morire i gallimimus. Ecco che iniziano a morire. Ed è per questo che io ho qua. Dovrò andare a mettere questo. E non ci sta, porca miseria. Devo metterlo per forza qua così. Perciò attacchiamoci la recinzione qua. E la recinzione di qua. Stiamo andando a togliergli un sacco di spazio, lo so, un sacco, vabbè, un po' di spazio però. Dobbiamo per forza. No, porca troia. Perché gioco di merda? Vabbè, ragazzi, dai, per questo video è tutto. Io vi auguro una buona giornata. E noi ci vediamo presto con un altro video, cioè domani appunto, domani con un altro video. Via queste. Dicevamo domani con un altro video, domani c'è chiaramente la classica top 10. E
Ciao ragazzi!